Allora, innanzitutto buon lavoro e grazie per questo invito. Io partirei soltanto da quello che è accaduto in Europa, ma particolarmente in Italia, tra fine settembre e i primi novembre, questa Trident Juncture 2015, questa grandissima esercitazione aerea, navale terrestre che ha interessato i cieli di Portogallo, Spagna, Italia, che ha visto coinvolti più di 36.000 uomini, molti dei quali venuti dagli Stati Uniti, più di 200 unità navali e centinaia di cacciabombardieri. Questa esercitazione è stata l'occasione la NATO per dimostrare a livello mondiale il salto di qualità che è stato fatto in questi anni e soprattutto per battezzare questa forza di pronto intervento che da oggi in poi sarà in grado di intervenire in qualsiasi scacchiero di guerra in Medio Oriente, in Africa, in Caucaso, all'est Europa. L'esercitazione ha avuto due punti chiave, ovviamente la Russia. Il tentativo di chiudere il cerchio attorno a questo paese, stringendo nuove alleanze non soltanto nell'est Europa, ma soprattutto anche a livello di sud-est asiatico, per chiudere, per circondare questo paese e anche per impedire lo sviluppo della penetrazione politica, economica e militare anche di un altro avversario a livello internazionale che è la Cina. Altro scacchiere su cui l'esercitazione ha messo particolarmente l'attenzione il continente africano. Continente africano è ovviamente il Medio Oriente perché sono queste le aree dove è in atto ci sono conflitti che vedono direttamente la NATO o paesi della NATO intervenire direttamente. Questa esercitazione è stata una grande occasione anche per sperimentare nuovi sistemi di arma del complesso militare industriale internazionale, ossia è stata anche una grande vetrina per i paesi che hanno partecipato. La NATO ha dimostrato, tra l'altro, che è un soggetto ben diverso da quello che si è sviluppato dopo la seconda guerra, dopo la guerra fredda. È stata definita questa la più grande esercitazione mai sviluppatasi dopo il 1989, ma soprattutto ha dimostrato che oggi la NATO non è quell'alleanza che abbiamo conosciuto sino ad oggi, ma è capace di estendere il proprio raggio a soggetti, a paesi partner, in parte quelli storici come Israele o i paesi come l'Arabia Saudita, il Qatar, il Bahrain, gli Emirati Arabi, cioè quei paesi con cui sono in atto missioni di guerra in Africa e in Medio Oriente. Ma è soprattutto un'alleanza che guarda in prospettiva ad altri paesi che hanno mantenuto la neutralità a livello internazionale, penso alla Svezia, penso alla Finlandia, alla stessa Svizzera che hanno inviato osservatori e hanno inviato anche unità militari per partecipare direttamente alla NATO. La NATO ha avuto come partner in questa esercitazione l'Unione Europea, dimostrando che ormai è impossibile definire quando finisce l'Unione Europea e quando inizia l'alleanza militare come la NATO. Ci sono stati soggetti nuovi, come le organizzazioni non governative, a dimostrazione che anche siamo in una fase in cui il civile e il militare operano insieme ed è più impossibile distinguere chi dovrebbe operare in difesa dell'autonomia, dei diritti umani, eccetera, e chi di fatto è coinvolto nelle operazioni di guerra. Questa esercitazione ha ulteriormente legittimato il ruolo delle basi militari italiane, in particolare del sud Italia, nella loro proiezione, la loro di fatto piattaforma per le operazioni di guerra ormai in ben due continenti, il continente africano e l'Asia. Non è un caso che buona parte delle operazioni di comando aeree sono state effettuate nella grande base radar in provincia di Ravenna e che buona parte delle operazioni aeree si sono sviluppate all'aeroporto siciliano di Trapani Birgi. Ma queste esercitazioni hanno interessato particolarmente la Sardegna, dove sono state simulate vere e proprie operazioni di sbarco a Capo Teulada. Hanno interessato l'aeroporto di Decimo Mannu, sempre in Sardegna, ma hanno interessato anche un altro aeroporto, che soprattutto negli ultimi anni è diventato una delle principali basi, di intervento militare, quello di Amendola, in provincia di Foggia, che oggi è il vero centro per le operazioni degli aerei senza pilota, i droni italiani.
In questa prospettiva, ovviamente, la crisi politica, la crisi militare, che investe in questo momento la Siria, l'Iraq, la cosiddetta guerra al califfato, pone apertamente quello che sarà la prospettiva per i prossimi mesi e l'investimento di questi conflitti rispetto alle basi militari, particolarmente in Sicilia, dove accanto alla base di Trapani Birgi opera già in questo scacchiere di guerra, in questi scacchieri di guerra, la base di Sigonella, una base di Sigonella che nel 2016 diventerà la grande capitale mondiale degli aerei senza pilota, dove Stati Uniti, dove l'aeronautica militare statunitense, la marina militare statunitense, ma anche la NATO installeranno nuovi sistemi di intervento, non soltanto droni spia, ma anche i droni killer che oggi già sono operativi in Libia, in Corno d'Africa o anche in Yemen. Ma soprattutto il ruolo determinante che avrà nel momento in cui si completeranno i lavori la base di Niscemi, questa grande base di telecomunicazione, la più grande base di telecomunicazione che la Marina Militare americana ha in uno scacchiere che va dall'Oceano Atlantico all'Oceano Indiano, dove da più di 6 anni sono iniziati i lavori di realizzazione di questo MUOS, questo che abbiamo definito il grande mostro di Niscemi, questo nuovo sistema di telecomunicazioni satellitari a uso e proprietà esclusiva delle forze armate americane, che avrà un po' il compito di regolamentare, di regolare, di dirigere le guerre del XXI secolo, guerre che saranno sempre più disumanizzate e disumanizzanti, che avranno sempre più gli strumenti dei droni come l'attore principale per scatenare conflitti in questa guerra in cui spariranno ovviamente i mandanti, ma spariranno anche quelle che sono le vittime, vittime che soprattutto con gli attacchi degli aerei senza pilota, in questo momento nel 90% dei casi si tratta di persone non combattenti, donne, uomini e soprattutto i bambini che sono le vittime principali degli attacchi scatenati con gli aerei senza pilota dalle forze armate statunitensi. È in atto da anni una grande resistenza a questo progetto, che è un progetto che investe la società, che investe l'economia, che investe il territorio e l'ambiente di questa importante area della Sicilia sud-orientale. Una lotta che è stata una lotta di manifestazioni di massa, una lotta che ha visto scioperi per la prima volta con migliaia di cittadini che hanno bloccato per un giorno le strade di Niscemi. È una lotta che ha visto soprattutto intensificarsi le azioni dirette non violente di manifestanti che hanno messo il proprio corpo, messo i propri volti per impedire fisicamente che i lavori procedessero, anche quando la regione siciliana per una fase aveva bloccato le autorizzazioni ai lavori, proprio perché la base di Niscemi incide all'interno di una riserva naturale orientata difesa dalle normative europee e dalla normativa regionale. Sono stati presentati ricorsi al TAR, alcuni anche vinti, dimostrando la totale illegittimità degli atti autorizzativi. Quello che è mancato è stata la politica nazionale, è mancato il ruolo di quello che doveva essere il Parlamento, che aveva il dovere proprio nel rispetto dell'articolo 11, 80 e 87 della Costituzione, definire se questa era una base che poteva essere concessa agli Stati Uniti d'America. Noi riteniamo di no, lo abbiamo dimostrato in sede giudiziaria, ottenendo, ripeto, in primo grado dal TAR la legittimazione alle nostre richieste. In questo momento i lavori, nonostante il secondo il Consiglio di Giustizia Amministrativa abbia dato in parte ragione al Ministero della Difesa, ancora i lavori sono bloccati perché la Procura della Repubblica di Caltagirone ha posto i sigilli proprio perché ha evidenziato tutta una serie di violazioni alle normative urbanistiche, non dimenticando che anche i lavori di quella base hanno violato le normative antimafia, perché è stato permesso da parte delle autorità italiane, delle autorità militari statunitensi, che imprese dei capi mafia di Niscemi
una delle mafie più potenti, più violente di tutta la Sicilia, potessero operare tranquillamente. Contemporaneamente, però, chi bloccava i lavori, chi determinava e rivendicava il diritto alla pace, è stato messo in galera, è stato condannato o è sotto procedimento penale. Cioè, io credo che dopo quello che si è verificato in Piemonte rispetto all'alta velocità, oggi la Sicilia c'è il maggior numero di indagati o di persone rinviate a giudizio rispetto alle questioni, rispetto al rifiuto ai procedimenti di penalizzazione. È una battaglia che noi continueremo, ma è una battaglia che deve avere l'attenzione dei media nazionali, ma l'attenzione anche dei soggetti politici, perché oggi la lotta alla NATO, la lotta alle basi USA, la lotta ai processi di militarizzazione significa investire nei territori, mettersi a fianco di quelle popolazioni che oggi resistono e impediscono che le guerre vadano avanti. La Sicilia si trova a un bivio. Nei mesi scorsi abbiamo denunciato che altri aeroporti sono stati utilizzati per operazioni di guerra clandestine in violazione alla Costituzione. Penso all'aeroporto di Pantelleria, da dove sono partiti voli della CIA per fare operazioni di spionaggio in Tunisia al confine con l'Algeria, e a dimostrazione che oggi la presenza di basi USA e NATO non soltanto viola la Costituzione, non soltanto sovraespone le popolazioni alle rappresaglie di guerra, ma rappresenta un elemento che impone ulteriore benzina, che pone ulteriori conflitti in una situazione ormai ingovernabile nel Mediterraneo, ingovernabile nel continente africano e Medio Oriente. Per questo credo che abbiamo il dovere di comprendere come oggi le guerre, le altre guerre, quelle che sembrano distanti, incidono, investono e dipendono anche dalla responsabilità. Ringrazio e faccio a tutti un buon lavoro per questo convegno.